ufficiale di Rossini TV. Oggi mi trovo a Pesaro, per la precisione sono in via Luigi Negrelli 19 e vi parlerò di Onda Blu, lavanderia self-service di Pesaro. Tra poco avrò il piacere di incontrare Marco e Nadia, che mi racconteranno e parleranno di questa bellissima lavanderia e del loro primo anno di attività. Conoscete Onda Blu, lavanderia self-service Pesaro? Venite con me! Allora Fabrizio, come prima curiosità ovviamente per noi e per i telespettatori di Rossini TV, ti chiedo che cos'è e chi è Electrolux e la tua azienda di che cosa si occupa. Certo, buongiorno a tutti. E intanto io sono Fabrizio Gandolfi, cotitolare di CTF. CTF è esclusivista di Electrolux Professional per il settore delle lavanderie self-service dal 1992. Noi abbiamo di fatto rilevato questa azienda nel 2016 e abbiamo sviluppato questo nuovo concetto di lavanderie self-service che diciamo sta avendo molto molto successo in tutto il territorio nazionale. Electrolux Professional è un'azienda che credo che non abbia bisogno di presentazione, è un'azienda che ha 120 anni di storia, presente in tutto il mondo, fatturato globale di oltre 15 miliardi di fatturato, sono presenti sia nel domestico che chiaramente nel professionale, con il settore laundry e del settore Horeca. Però diciamo che il settore laundry è quello che sta avendo molto sviluppo negli ultimi anni, anche grazie alle lavanderie self-service. Fabrizio, entriamo adesso nel dettaglio ovviamente di Onda Blu, lavanderia self-service qui a Pesaro. Che consiglio hai dato a Marco e Nadia quando hanno deciso di aprire questa lavanderia? Beh sì, guarda, Onda Blu è un concetto di lavanderia completamente innovativo rispetto alla concorrenza, perché come si potrà vedere dalle immagini girate, insomma è un negozio davvero molto molto moderno, molto accogliente. La qualità dei macchinari e dei servizi che offriamo è sicuramente uno dei primi del mercato. Basti pensare che le Onda Blu stanno nascendo in tutto il territorio nazionale davvero a ritmi molto molto alti. Per quanto riguarda Marco e Nadia, è stato un piacere conoscerli, incontrarli, confrontarmi con loro, perché comunque anche loro prima di fare l'investimento hanno vagliato diverse opzioni. Hanno scelto noi, hanno scelto Onda Blu, hanno scelto Electrolux perché probabilmente si sono affidati al marchio che oggi meglio rispecchia le esigenze dei consumatori. Secondo te qual è il valore aggiunto di questo prodotto rispetto magari ad altri prodotti conosciuti sul mercato? Beh, sicuramente il valore aggiunto è quello di essere affiancati da un brand importantissimo che è Electrolux, che è anche sinonimo di garanzia. Il mercato delle lavanderie self-service è in continua evoluzione, ma è ancora un mercato molto sconosciuto ai più, alla massa, e quindi il fatto di entrare in una lavanderia che ha come hardware, come macchinari, macchine Electrolux, quindi che sono molto molto conosciute, dà un senso di affidabilità e di fiducia. E poi, come dicevo, Electrolux è un'azienda svedese, un'azienda che comunque ha il cuore in Italia, ma la produzione è in Svezia, e voi sapete che i popoli nordici, in particolare gli svedesi, sono sempre stati molto attenti anche ai consumi, quindi il fatto dell'ecologia, della sostenibilità, di prodotti naturali, questi sono i veri valori aggiunti che noi diamo, senza considerare che comunque in una lavanderia self-service, specialmente nell'Onda Blu, è possibile lavare di tutto e di più, compreso la lana, che è una cosa che tutti cercano di evitare, invece noi siamo molto molto attrattivi per i clienti che hanno anche indumenti molto delicati come la lana che vogliono trattare. Una piccola curiosità, qual è la vita media di una lavatrice? La vita media di una lavatrice professionale è 30.000 cicli, equivale circa a 17 anni di lavoro. Però vi posso dire una cosa, abbiamo venduto Onda Blu già negli anni 90, quindi abbiamo clienti che tuttora stanno utilizzando macchine vendute nel 92, nel 93, nel 95, quindi ben più dei 17 anni di cui abbiamo parlato prima, e a malavoglia ci devono rendere le macchine perché vogliono magari rinnovare il negozio, quindi ci sta un rinnovo del negozio, però le macchine che ci rendono sono tuttora funzionanti. Quali invece sono le domande più frequenti che ti fanno chi decide di affidarsi ovviamente a te? Beh, una delle domande più frequenti è sicuramente: io riuscirò a sostenere l'investimento? Il negozio potrà ripagarsi? Non è che alla fine faccio un investimento che metto in, diciamo così, in difficoltà la mia famiglia, perché comunque aprire una lavanderia è un investimento importante. Però io rispondo sempre che per nostra fortuna abbiamo circa 800 punti vendita in Italia.
e in verità non tutti a marchio Onda Blu, perché comunque qualche negozio in passato era stato venduto anche con altri marchi, ma attualmente sono gli Onda Blu quelli che vengono venduti. Ecco, di 800 punti vendita abbiamo circa 280 clienti, vuol dire che ogni cliente ha in media quasi 3 lavanderie. Questa è una cosa molto importante, perché se il settore, se l'investimento non fosse così redditizio, difficilmente vorrebbero replicare l'investimento. Abbiamo clienti che hanno una sola lavanderia perché evidentemente gli bastava fare un negozio, ma abbiamo clienti che hanno fino a 10-12 lavanderie. Quindi questo è sicuramente una certezza per chi vuole investire nel nostro progetto. Allora, ci siamo cotitolari insieme a tua moglie Nadia di questa bellissima lavanderia. Complimenti. Raccontaci allora la tua storia. Sì, un giorno. Nasce tutto agosto del 2022. Abbiamo dato il fatto che volevo dare un lavoro a Nadia e anche un discorso che coniugasse l'attività, quindi il lavoro, con la famiglia. E per noi comunque quel discorso di lavanderia self era un discorso che poteva essere per noi importante. E vado a Cesena a vedere l'altra filiale, l'altra lavanderia Onda Blu Cesena, e siamo subito innamorati del format della lavanderia. L'abbiamo quasi copiato come format e l'abbiamo usato qua da noi per dare anche quei plus che a Cesena ha. Ho scelto Onda Blu, quindi Electrolux Professional, proprio perché stavo cercando una ditta importante, un colosso come importante, nel loro grande hanno un senso di famiglia. Quindi noi siamo stati subito coccolati da Electrolux, quindi da Gandolfi. Ci hanno scelto il negozio, quindi sono venuti qua, gli ho fatto vedere 4-5 negozi qua a Pesaro e loro proprio hanno scelto dove aprire, quindi ci hanno anche dato una mano con il proprietario, e quindi hanno chiaramente, avendo un Electrolux dietro, chiaramente è sinonimo di sicurezza, di qualità. Allora Marco, quali servizi offrite ai vostri clienti? I servizi: abbiamo il lavaggio, l'asciugatura, abbiamo comunque delle macchine appunto separate con le lavatrici, la zona pet, quindi con un marchio Laundry for Pets, dove laviamo gli accessori per animali, quindi dalle cucce, dalle coperte per i cavalli, eccetera. E il servizio dell'armadietto, che io l'ho chiamato Fast Wash Looker, e il lavaggio delle divise sportive. Allora, so che Nadia, tua moglie, effettivamente è un po' la parte operativa, il cuore operativo di questa lavanderia. Tu invece nel dettaglio di che cosa ti occupi? Io diciamo che sono la parte commerciale, io vendo e lei produce, quindi lei comunque è quella che dà la mano, che fa l'assistenza a clienti, e io mi vado a offrire ai vari B&B e ai vari appartamenti che abbiamo preso quest'anno, e la parte appunto diciamo commerciale e la parte fiscale, perché sono comunque ragioniere, quindi porto l'esperienza maturata qua nel campo, nella mia attività. Marco, raccontaci bene gli orari di apertura, di chiusura, se c'è una persona qui comunque disponibile, mi dicevi al mattino, social, dove ti possono trovare ovviamente i nostri telespettatori. Ok, siamo aperti tutti i giorni dalle 7 alle 22 qui a Piazza Redi in Via Negrelli 19. Il nostro sito www.ondablupesaro.it, e sui social siamo Facebook, la pagina Onda Blu Pesaro, Instagram sempre Onda Blu Pesaro, e sto aprendo anche un canale YouTube, dove appunto facciamo vedere dei piccoli tutorial, come si carica la tessera della cassa, come si attiva la lavatrice, l'asciugatrice. A breve partirà anche questa cosa qua. Con
Nadia, entriamo proprio nel vivo del lavaggio. Allora, ti chiedo, Nadia, di raccontarci due parole sul tipo appunto di lavatrici che utilizzate e anche di asciugatura, quindi la parte appunto del lavaggio e dell'asciugatura dei capi. Buongiorno, allora il lavaggio si tratta nel senso il tipo che uno deve, di tessuto che deve lavare, ci sono vari tipi di lavaggio, dal 40 piumone, il lavaggio dei piumoni, il lavaggio dei sintetici, c'è il cotone colorato, in più abbiamo una funzione in più, le nostre lavatrici hanno una funzione in più che abbiamo il lavaggio anallergico. Il lavaggio anallergico è un lavaggio che nel retro abbiamo dei detersivi ecologici per quelli che soffrono di allergie, dermatiti, per problemi insomma di allergie, e ha meno profumo e non dà reazioni allergiche. E poi c'è molto importante il lavaggio della lana, dei capi della lana, come diceva Fabrizio, che è molto, i clienti lo apprezzano molto, arrivano molto fiduciosi di mettere dentro il bucato nella lavatrice, però quando lo ritirano fuori la differenza, il capo è più morbido, e poi in più anche l'asciugatrice, la lana, hanno il timore che si restringe, invece con l'asciugatura a bassa temperatura il programma lana dell'asciugatrice è ottimo, i capi ritornano come nuovi. L'asciugatura, ci sono diversi livelli di asciugatura, l'alta, la media e la bassa, è la reazione. Allora, l'alta ci può asciugare tutte le cose di cotone, materiali insomma che non tendono a restringersi. La media ha i sintetici, i piumoni sintetici, i capi sintetici che hanno bisogno di poco calore perché si asciugano subito. E la bassa è per la lana ed è fantastica. Anche le coperte di 30 anni fa abbiamo lavato, le signore anziane che avevano timore di asciugare l'asciugatrice sono tornate come nuove. Marco ci anticipava ovviamente dei vari servizi che offrite ai vostri clienti e ovviamente servizi per i nostri amici a quattro zampe. Sì. Ci vuoi raccontare di queste macchine PETS? Sì, allora la gente vedo che è molto attratta che abbiamo la lavatrice e l'asciugatrice per animali, perché comunque sia, sapendo che nelle lavatrici dell'umano non vanno messe cose con insomma di animali, è molto, sono molto contenti. La stanno utilizzando molto, ma non solo per capi di animali, in quanto cucce, coperte di cavalli, tappetini, lenzuola, insomma di animali, ma anche per tappeti, scarpe, stracci, mocio, cose insomma che vanno a contatto con insomma a terra, per pulire casa, in modo di non farle entrare nelle altre lavatrici, essere sempre più igieniche. Qua d'altronde utilizziamo un igienizzante molto più forte che igienizza i capi più a fondo. Io so già di che cosa si tratta e vi posso assicurare che è un servizio molto interessante e davvero molto utile, quello del Fast Wash Locker. Nadia, ci racconti che cosa sono questi armadietti e a che cosa servono? Questi armadietti, praticamente il cliente magari non ha tempo, alla mattina prima di andare a lavorare ci lascia nell'armadietto il bucato da lavare, la coperta, la biancheria di casa, insomma. E noi ci manda un messaggino, chiude l'anta, prende la chiave, ci manda un messaggino al mio numero di telefono dicendo che nell'anta numero 4 ha lasciato due borse di panni da lavare, e io appena arrivo le metto nella lavatrice, chiaramente con la loro card fedeltà che hanno caricato i soldi, così almeno anche diritto allo sconto, e glieli lavo, glieli asciugo, glieli ripiego, glieli rimetto dentro l'anta e mando un messaggio che la biancheria è pronta. Solitamente durante la settimana, se me le lasciano la mattina, al pomeriggio sono pronti. È un servizio richiesto dai clienti? Sì, anzi, molti clienti, siccome questo servizio al momento è gratuito,
per chi è che ha la Card Fedeltà è un servizio gratuito. E ci chiedono, alcune volte hanno timore di portare perché dice gratuito proprio no, dai, mi fa un certo, però alcune cioè comunque apprezzano che comunque è un grande aiuto, specialmente per le famiglie magari che in 4 in 5 in casa comunque si lavora tutto il giorno, si torna la sera, so cosa vuol dire fare la biancheria la sera, lavare, asciugare, cioè ci vuole il tempo, e a casa ce ne vuole tanto. Perché le macchine di casa comunque non sono veloci oppure hanno lavaggi rapidi come quelli della lavanderia o un'asciugatura in 20 minuti che a casa anche la mia ci bada 3 ore e mezza. Ho visto da vostro sito che tra l'altro è fatto molto bene, vi faccio i complimenti e poi ovviamente inviterò i telespettatori di Rossini TV a visitarlo, ondablupesaro.it. Ho visto da sito che c'è un altro servizio ancora molto interessante che è quello del lavaggio, delle divise sportive. Abbiamo 3 squadre di calcio che attualmente quest'anno nella stagione calcistica li abbiamo sempre fatto questo servizio del lavaggio, l'asciugatura e rimessi nella loro cesta pronti per essere usati. È un servizio perché comunque anche quello nella piegatura richiede tanto tempo perché i giocatori non sono pochi, sono tanti e però vedo che insomma sta andando. Poi stiamo aumentando anche nelle squadre di calciotto, che nel senso quando fanno la loro partitella settimanale, alla fine della serata portano qua il borsone con le divise e hanno scelto il lavaggio qua in lavanderia invece che farlo magari a casa. Nadia, adesso parliamo della Card, ovviamente. Sì. La Card di Onda Blu che immagino abbia poi dei vantaggi per chi per chi decide di, diciamo, di prenderla, di acquistarla. Io la consiglio perché comunque sia chi è che anche viene una volta a settimana in lavanderia ha sempre diritto allo sconto sia sui lavaggi che sulle asciugature. Poi in più noi tutti i mesi facciamo una promo in più, cioè nel senso questo marzo e aprile c'è stata la promozione della 8 kg e del lavaggio PET. Quindi come funziona nel dettaglio? Arrivo qui, prendo la Card, la ricarico? La Card si acquista direttamente in cassa, il costo è 10 euro, 6 euro vanno all'interno della Card come credito che si può utilizzare per lavare o asciugare e 4 euro il costo della Card. Non ha scadenza, è sempre valida, non è che ha un anno di scadenza, è sempre valida. Nadia, mi anticipavi nel fuori onda, fuori dalle telecamere, questo servizio aggiuntivo, adesso che poi ci avviciniamo, diciamo, alla bella stagione del lavanolo, quindi questo noleggio di biancheria per appartamenti, case vacanze. È un servizio secondo me molto comodo, in quanto anche magari piccoli B&B non hanno magari tempo di star dietro la biancheria perché pulire l'appartamento, preparare la biancheria, cioè comunque ci vuole tempo. Noi offriamo questo servizio, abbiamo della biancheria, lenzuola e kit di asciugamani che praticamente noi laviamo, asciughiamo ed imbustiamo. Pronte per il cliente, se mi arriva un cliente e mi chiede 2 camere, noi abbiamo già gli asciugamani e le lenzuola già pronte per consegnare al cliente. Nadia, quando sono entrata ho subito notato questa bellissima area colorata, che ovviamente è un'area immagino dedicata ai più piccoli che magari aspettano qui le loro mamme o i loro papà mentre fanno il bucato. Sì, abbiamo messo anche quest'area bimbi, a parte il fatto che noi abbiamo 2 bambini, per cui almeno quando sono qui loro giocano, colorano, insomma si divertono. E abbiamo pensato, dai, che comunque quando una mamma o il babbo viene a fare il bucato, una nonna, così almeno possono portare anche figli, nipoti insieme a loro e farli, insomma, giocare qua al tavolo. Vogliamo ricordare ai telespettatori di Rossini TV un vostro prossimo importante appuntamento? Sì, l'inaugurazione per un anno di attività, 12 maggio, domenica, dalle 16 alle 20 per un aperitivo in compagnia con DJ e con barman, per cui vi aspettiamo numerosi. Allora noi tutti
vi aspettiamo a Onda Blu, Lavanderia Self Pesaro, via Luigi Negrelli 19. Un grande abbraccio da Roberta, da Rossini TV, alla prossima. Vi aspettiamo!